Allora, qui presentiamo una doppietta di buona fattura artigianale ma di marca ignota, sicuramente prodotta o negli ultimi anni del 1800 o nei primi del 1900. La doppietta è a canne esterni, presenta canne da 69 entrambe cilindriche, riporta delle scritte incise in oro in lingua francese, quindi probabilmente di produzione belga. E questa doppietta ha la particolarità di avere un calcio per tiratore destro ma di mira mancina. E il calcio è stato realizzato da un armaiolo artigiano del posto, e la doppietta, nonostante sia di vecchissima produzione, già presenta canne in acciaio, quindi né damasco né torciglione. Classiche le chiusure con la doppia porta e la terza greener, e ecco, vediamo le scritte in oro con tipiche dell'epoca: Fusil Special e Acier Super Fin, il calcio con la deviazione da destro a sinistro. Ed è bello vedere che armi di questa età, di quest'epoca, ancora sono funzionalissime oggi. Praticamente immortali e rigorosamente in calibro 16.